Buongiorno, c'è Nicola. Mi scusi, non c'è Nicola? Sono la signora Botteghini. Nicola. Sì, Nicola. Quello della pizzeria Nicola. Lei chi è, suo nipote? No, Nicola non è disponibile al momento. Ci sono solo io qui. Mi dispiace perché ero venuta a prendere una pizza. Sa, mi piacciono molto le pizze di Nicola, anche se forse qui nel quartiere sono l'unica a cui piacciono. Ah, ma anch'io faccio le pizze, sa? Molto buone. Ah, sì? Anche quella con la rucola? Specialmente quella con la rucola. Ah. Si accomodi, signora. 15 minuti ed è pronta. Coraggio! C'è una rucola da preparare. Ecco a lei, signora. Ma non è che mi scotto con il cartone? Mia cara signora, questo è un cartone sagomato modello C4F12. Non solo manterrà la pizza alla stessa temperatura del forno, ma è totalmente isolante all'esterno. È come se portasse con sé un libro. Ma sarà, ma a me pare un pezzo di cartone e basta. E no, cara signora, di molti cartoni si può dire che sono solo dei pezzi di cartone, ma non del C4F12. La sua particolare consistenza, la sua forma, la sua chimica lo rendono un cartone unico. Sente, giovanotto, non so cosa ne pensa lei, ma sembra uno stramaledetto pezzo di cartone. Le ripeto, cara signora, che questo non è un semplice pezzo di cartone. La sua resistenza, la sua elasticità, la sua forza lo rendono eccezionale. Mogut megen kokor! Me ne frega un cazzo della resistenza! Te la puoi filare nel culo, lo stramaledetto pezzo di cartone di merda! Dammi sto pezzo di cazzo di pizza! Per questo cazzo di brutto che ti metti sopra! È ancora convinta che questo sia un semplice pezzo di cartone? Eh? Sottovalutarlo è un errore che fanno in molti, lo so. Ma mi riesce difficile accettarlo. Specie da persone come lei, che perseverano nell'errore. Come lei e come Nicola. Della pizzeria Nicola.